San Pier d'Arena è ancora sotto i riflettori. Nel quartiere, dopo lo stupro avvenuto in pieno giorno domenica, adesso sono cresciuti i timori per ulteriori possibili aggressioni. Lunedì, un altro episodio. Una ragazzina è stata aggredita e spintonata da due coetanei di origine rom, che l'hanno derubata di borsetta e smartphone. I carabinieri, nonostante l'intervento tempestivo, non sono riusciti a catturare i due malviventi, ma le ricerche sono ancora in corso. La notizia non ha fatto neanche più scalpore tra i più giovani del quartiere, ormai abituati a scene di questo tipo. I giardinetti posti di fronte al centro commerciale Fiumara sono diventati teatro di risse e spaccio. I controlli delle forze dell'ordine sono diminuiti negli ultimi mesi, ma adesso la situazione si sta facendo davvero pesante. Noi condanniamo come Lega lo stupro che è successo in Fiumara domenica sera, ai danni di una ragazza rom. A prescindere dall'etnia, questa evidenzia la totale insicurezza e percezione di insicurezza che c'è nel quartiere e anche nelle zone di Fiumara, dove non sono, diciamo, casuali quelle le situazioni che si verificano e si verificano quotidianamente, purtroppo molto spesso non vengono neanche denunciate. Chiediamo che venga messa sotto controllo, diciamo, questa parte di quartiere, nell'interesse di chi usufruisce del centro commerciale, ma dei cittadini e dei residenti anche, perché il problema di San Pier d'Arena molte volte è stato segnalato sui giornali, sui media e sulle testate giornalistiche anche via web, ma oggettivamente, al di là dei documenti anche condivisi della municipalità presi a carico del comune, non c'è stata mai una risposta. Ricordo che c'è stato un documento condiviso in consiglio comunale a dicembre dell'anno scorso, dove il sindaco aveva promesso delle risposte e entro 6 mesi, tra l'altro, è passato un anno e siamo punto a capo. Quindi i cittadini pagano tasse importanti e vogliono che gli venga garantito qualcosa di altrettanto importante, che è il diritto alla sicurezza.